ad una nuova puntata di Femminile Plurale lo spazio che Teledion dedica alle donne, alle voci delle donne del territorio e sulle tematiche magari che possono da vicino interessare le donne, ma non solo, perché in questo spazio appunto le donne sono protagoniste anche sui grandi eh, temi, vogliamo sentire proprio le voci eh, delle donne rispetto appunto ai grandi fatti, ai grandi accadimenti eh, della eh, cronaca, cultura, politica, spettacolo, arte, eccetera. Eh, oggi parliamo di un argomento che è eh, purtroppo eh, spesso, anzi potremmo dire molto più che spesso, alla ribalta della cronaca. E di ieri, la notizia: ieri, eh, martedì 13 febbraio, la eh, notizia di una, eh, della diffusione dei dati da parte dell'Istat sulle eh, molestie subite dalle donne negli anni 2015-2016. I dati sono stati aggiornati, il report riporta dei dati che sono davvero um, preoccupanti perché Oltre 8 milioni di donne risultano essere vittime di molestie sessuali. Oltre un milione sono state vittime di ricatti sessuali sul posto di lavoro. E questa, è appunto, è la fotografia che emerge dai dati resi noti dall'Istat nell'ambito del report Le molestie e ricatti sessuali sul luogo di lavoro. Si stima che siano 8 milioni e 800 mila, quindi pari al 43,6%, le donne tra i 14 e i 65 anni che nel corso della vita hanno subito qualche forma di molestia sessuale. 3 milioni e 118 mila invece le donne negli ultimi eh, tre anni, pari al 15,4%. Dicevo appunto i dati sono riferiti all'anno 2015-2016 e per la prima volta sono state rilevate le molestie a sfondo sessuale anche a danno degli uomini. Sono 3.754.000 quelli che le hanno subite nel corso della vita. Uh, un dato interessante che emerge da questo report è che le molestie uh, avvengono per lo più sui luoghi di lavoro. Quindi un focus diciamo, interessante sul, sui luoghi dove avvengono appunto, le, um, le molestie. E allora... Proviamo a ragionarci intorno a questi dati. È possibile difendersi? È possibile prevenire questo tipo di azioni, appunto, moleste nei confronti delle donne? Beh, sembra proprio di sì. E a parlarne eh, con noi degli esperti, anzi, l'esperta del settore è una sua eh, allieva, eh, ospiti, qui a Femminile Plurale, Simona Ciriolo, istruttrice di Crav Maga. Ben trovata. Buongiorno. Simona Salve. e Anita Giannini. La sua allieva, buongiorno. buongiorno, ben trovata. Allora, intanto eh, domanda diciamo di base, che cos'è il Krav Maga? Perché poi insomma da qui si sviluppa un discorso interessante, certo. eh, ovviamente nella, eh, possiamo dire in un eh, vasto panorama di certo. eh, arti eh, di, eh, marziali o comunque sì, di sì, difesa. Sì. Eh, che è un costua, mix, ecco, è un mix di arti marziali. Il Krav Maga. Sì. Il Krav Maga è una disciplina di autodifesa nata in Israele in, in ambienti ebraici e quindi diciamo, mira eh, alla vera difesa personale, quindi difesa da strada, eh, vale a dire strangolamenti, eh, scippo della borsetta, eh, anche minacce da coltello, minacce da pistola eh, oppure offese con oggetti tipo bastone, un posacenere per esempio, una bottiglia. E quindi sono varie, il Krav Maga raggruppa varie tecniche di difesa utili per salvarsi la vita nel momento del bisogno. Del bisogno. Però per capire appunto di che cosa stiamo parlando, io uh, vi farei vedere proprio un video rappresentativo che ci ha fornito gentilmente Simona, in cui uh, si racconta un po' quello che è il Krav Maga, con degli episodi, potremmo dire, quasi uh, concreti, Vabbè, pratici. Hai. Guardiamo. Il crav maga rappresentato, potremmo dire, in alcuni episodi concreti, no, Simona, certo. cioè quello che potrebbe accadere a ciascuno di noi nella Nell sperando nella giornata. più remota delle ipotesi, però potrebbe eh, accadere. Io, però voglio fare un, un, un passo indietro, cioè spiegare chi è. Eh, Simona eh, Ciriolo. Simona ha eh, 32 anni di Castro, tiene dei corsi di Crav Maga, che è appunto questo sistema di difesa israeliano in varie parti del Salento ma anche nel Barese a Modugno. Stagi in vari luoghi d'Italia, molto spesso dedicati proprio alle donne. Intraprende l'attività sportiva, settore karate a 6 anni nel 92 partecipando come atleta a vari eventi sportivi importanti, gare e stage. La sua carriera d'atleta è insegnante tecnico di karate e finisce quando decidi appunto di dedicarsi completamente a questa disciplina a suo dire utile e concreta adatta ad, ad, ad aiutare le donne ad acquisire sicurezza in se stessa dedicandosi sia alla parte tecnica che psicologica di ciascuno. Studia in Israele nel Wingate Institute, cioè la scuola dello sport, eh, prima nel 2013, poi nel 2015, ancora una volta divenendo senior instructor in un contesto d'allenamento prevalentemente maschile. Poi ci dirà eh, come lavorare <ride> in un ambiente prettamente maschile. Referente nazionale del settore femminile dell'International Krav Maga eh, e direttore tecnico della stessa scuola, appunto la scuola Krav Maga. Istruttrice a diversi eventi, stage, corsi intensivi, presso palestre, scuole, centri antiviolenza, ambienti militari e aziende. Eh, questo è un po' il tuo percorso. Sì. Ecco, però io vorrei sapere da te, ma quando hai capito che era questa la disciplina a cui volevi dedicarti o perlomeno se c'è stato un motivo che ti ha spinto a dedicarti esclusivamente a questa disciplina. Bella domanda. Dai, <ride> eh, hai fatto allora, karate carate per 20 sì, anni? Sì, sì, quindi evidentemente. c'è un motivo, sì, sì, sì. È sì. scattato nella tua testa qualcosa. Uh, il motivo è che quando io comunque mi sono approcciata alle tecniche di difesa di Krav Maga, eh, ho visto veramente la concretezza eh, e l'utilità di queste tecniche. Come le hai eh, scoperta? l'ho scoperta facendole, insomma, lavorandoci, mm. eh, ma soprattutto... Mh, la. Diciamo che c'è un percorso particolare. Chiaramente, io avevo un'esperienza di 22 anni di karate, per cui non ho, non ho dovuto lavorare tanto per poter imparare queste tecniche. È stata poca la mia esperienza da allieva. E, diciamo che la passione è aumentata mano a mano lavorando con le donne, cioè lavorando donne e uomini, in questo caso eh, con le donne perché comunque vedi il cambiamento loro, sia psicologico che fisico, e quindi diciamo l'appetito viene mangiando. Cioè, si vede quando loro hanno eh, comunque un, eh, un aumento di sicurezza in loro stesse e quindi questo ti dà la voglia di andare avanti e quindi di, eh, anche a me stessa di imparare ancora di più altre tecniche di difesa per poi andandole a, ad insegnare a loro. Dicevi c'è un motivo, qual è il motivo? Il motivo è vederle crescere, per me stesso o per, per loro, mi chiedi? No, sicuramente per te stessa, <ride> perché da lì è partito tutto. Sì, no? per perché me stessa, a me... Eh, uh, sì, uh, il motivo appunto perché le vedo, vedo che sono delle tecniche concrete e utili, quindi per me quello che io faccio è utile per potersi difendere in strada, in, in casa e, e per evitare appunto di, delle situazioni spiacevoli di violenza dove poi non se ne può più uscire. Quindi io vedo molta utilità in quello che io faccio e ripeto ancora di più la vedo quando lavoro con le donne perché vedo il loro cambiamento. Eh, ovviamente poi spiegheremo nel corso della puntata, eh, faremo capire un po' di più nel corso della puntata eh, le, la particolarità un po' di questa sì. disciplina e eh, ricordiamo che è una tecnica di difesa di difesa ecco. assolutamente sottolineiamolo di difesa. ancora una volta perché... lo sottolineiamo che non è di attacco ma è di difesa <ride> è una disciplina di difesa e in effetti eh, noi tendiamo molto a evitare una situazione di pericolo quindi quando c'è una situazione di pericolo chiaramente se non se ne può fare a meno non se ne può fare a meno si deve agire in quel momento ma se noi riusciamo ad evitare di metterci in una situazione di pericolo comunque eh, a fare a botte perché comunque l'ultima cosa che le persone vorrebbero Almeno le persone normali e sane, e noi evitiamo questo. Certo. Per cui eh, quello che cerchiamo di fare è anche di, di prevenire delle situazioni. In cioè, parliamo modo... di situazioni al limite. Sì, di comunque. situazioni al limite, sì. sì, di situazioni al limite, proprio le mani addosso, e quindi lì noi andiamo ad agire. Anita, Dimmi allora <ride> rappresenti in questo momento il parterre di allieve di Simona sì. e eh, insomma avete deciso di intraprendere questo percorso eh, <coughs> cogliendo un'occasione che vi ha dato un po' la vostra azienda. Bello sì. sottolineare questo aspetto perché certo. significa eh, lavorare anche in un contesto sano, sì, eh. in un ambiente sano. Ecco. Raccontaci la tua esperienza, appunto, rispetto a questa tecnica, al di là adesso eh. della tecnica specifica di cui ci parlerà eh, appunto Simona, però ecco l'idea di fare un corso di difesa personale: l'utilità, se sì, perché e se ritieni che sia necessario poi per le donne. Ecco, ho cominciato essenzialmente per curiosità, perché mi volevo, volevo capire diciamo, di che cosa si trattasse. E poi man mano, conoscendo sempre meglio Simona e soprattutto partecipando a, ad, uno, ad un suo stage e poi successivamente a un corso, me ne sono accorta sempre di più, perché poi effettivamente, come lei dice, noi lavoriamo sulla prevenzione, dobbiamo, cioè, dobbiamo evitare eh, le situazioni, magari tante volte inconsapevoli di, di cose, ci comportiamo, eh, cioè andiamo incontro a delle situazioni rischiose. Magari non, non lo sappiamo, ah, ecco, è anche questa, in maniera inconsapevole. e infatti no? lei ci ha, aperto, ci ha aperto un mondo. Tu sei eh, un'impiegata eh, un in un'azienda eh, del Barese, eh, sei sposata, hai dei figli, eh, però ecco, ritieni che eh, eh, come dire questo aspetto della, della, della cultura, della difesa e della, anche della maggiore consapevolezza possa servire non solo a te ma anche a chi ti sta intorno. Certo, certo, infatti. Eh, la consapevolezza secondo me è, è alla base perché non solo hai maggior consapevolezza di te stessa ma soprattutto anche delle possibili conseguenze certo. che ci potrebbero essere in caso di aggressione ed è proprio quello che poi ti spinge a, a, a evitarlo e ti spinge anche a seguire un corso. Quindi per fortuna hai iniziato, questo, ecco, hai iniziato questo percorso ma non hai vissuto un'esperienza no, negativa? Assolutamente ecco. no, per fortuna, ne sono, cioè, di questo sono contenta però non, non è detto certo. che non mi possa mai succedere e in virtù di questo vorrei, voglio fare qualcosa, qualcosa e la sto facendo. Eh, Simona, ti sono capitate invece degli allievi che hanno subito dei fatti negativi durante la loro vita, hanno deciso di... Sì, 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 mi sono capitate sì. delle donne sì, eh, che comunque sono state picchiate, eh, e diciamo che è molto difficile lavorare con loro. Cioè, è, è diverso lavorare con loro, eh, a differenza di persone che non hanno subito, mm -hmm. perché comunque. Eh, a volte ci sono delle situazioni dove a queste donne non, non si riesce neanche a mettere comunque una mano addosso, perché loro hanno il ricordo, certo, hanno il ricordo delle situazioni. Devono superare anche sì, questo. Sì, devono superare soprattutto blocco, quello. E no? in primis quello. Quindi acquisire fiducia poi in me eh, che eh, le guido. Le guido sia mentalmente che fisicamente, diciamo, perché comunque le, ho un approccio fisico proprio con loro, le tocco, per cui eh, per loro non è facile farsi toccare da un'altra persona dopo aver subito, e soprattutto non solo farsi toccare, farsi toccare su quelle, eh, con quelle tecniche, certo. perché poi comunque. Quello che si fa è proprio avere le mani addosso quando si lavora su quelle, sulle tecniche di difesa. Quindi per una donna che ha subito vedersi due mani addosso è, è un po' difficile, però ci si lavora e col passare del tempo... Si migliora, eh, si migliora sì. in effetti tu hai insistito molto su questo aspetto no, della gestione, eh, dell'evoluzione, dell anzi meglio eh, psicologica, non sì. solo fisica, ma anche soprattutto psicologica, perché appunto eh, si impara a gestire lo stress, la paura, si impara a difendersi, ma soprattutto a prevenire eventuali situazioni di eh, pericolo. pericolo, ecco. Affrontiamo, affrontiamo il tema, è importante questo, cioè tu hai parlato di un, di un uh, percorso di difesa, sì. ma in realtà tu parli anche e soprattutto di, di prevenzione, prevenzione, quindi certo. è la prima parte di questo percorso. Esatto. Che cosa intendi per prevenzione? Eh, per prevenzione diciamo che durante l'arco della giornata noi abbiamo comunque degli atteggiamenti che per noi sono normali, semplici, quindi quotidiani, però che in realtà... Possono essere un pericolo per noi stesse. Faccio un esempio che poi sono degli esempi che si fanno come apertura al corso, perché? Perché diciamo che da lì io comincio a, eh, da questi piccoli gesti, comincio a capire come posso salvarmi la vita in determinate situazioni eh, dove potrebbe accadere eh, una situazione sgradevole. Faccio un esempio, si esce di casa in genere o da un ufficio e si ha l'abitudine, spesso le donne lo fanno e secondo me lo fai anche tu poi me lo dirai, e hanno l'abitudine di eh, arrivare davanti all'auto e cercare la chiave nella borsetta. e no, stare non lo, faccio. non lo fai, bravo, no. <ride> mi fa piacere. Ce sempre La no. chiave è sempre separata. Perché, eh, perché quando eh, lo dico ci pensano le donne e dicono effettivamente io sto lì a cercare la borsetta la chiave per minuti lì davanti alla macchina perché poi noi abbiamo l'impossibile. dentro eh, infatti, nella stavo dillo, abbiamo la abbiamo la casa la casa è tutta nella borsa. Le nella borsa <ride> la casa è tutta nella borsa per cui andare a trovare la chiave che sta lì dentro significa, Richiede, diciamo, tempo. significa andare a, a, a posare questo sulla macchina questo e poi arrivare alla chiave diciamo che ci scherziamo su ma è molto importante Beh, è bella, sì perché comunque eh, sono quei momenti importanti quei minuti sono molto importanti, in quei minuti sono avvenute molte aggressioni, molti stupri, ehm, perché magari eh, possono essere eseguite. Da, da, per esempio dal, dall'ufficio dal luogo di lavoro fino all'auto le donne possono essere seguite certo. da casa fino all'auto possono essere seguite o comunque un malintenzionato, vede che una donna è in difficoltà da sola a posto di aiutarla magari ne approfitta eh, di quella situazione lì quindi per esempio se io so di aver parcheggiato questo è uno degli es tanti esempi ma potrebbero essercene tanti altri se io so di aver parcheggiato in un posto dove è un po' isolato, un po' buio oppure la mia auto è sola eh, in mezzo ad un parcheggio comunque eh, vuoto, cerco di prendere prima la chiave in modo da arrivare subito, aprire lo sportello della macchina, infilarmi nell'auto, chiudere e andarmene. Invece quei minuti che si perdono in quel potrebbero momento essere potrebbero determinanti. essere determinanti. Questo, ripeto, è uno degli esempi, così come potrebbe essere il fatto che io metto l'auto in garage e per eh. arrivare a casa cerco di guardarmi dietro perché è molto importante, comunque questo mi fa prevenire un eventuale avvicinamento di un aggressore e quindi vedendolo prima io posso comunque percepire una, eh, il pericolo, posso tentare di difendermi o addirittura scappare perché ho la distanza giusta per potermelo permettere. Sono comportamenti... Assolutamente, sono tutti, quelli, <ride> <ride> cioè, sono tutti quelli che poi avvengono in realtà. Che magari uno neanche ci pensa. Sì, eh, avvengono e pensi che è tutto a posto, è tutto normale e lo fai pensando che a te non possa mai succedere. Mai succedere. E ragione. invece abbiamo aperto gli occhi. Ah. Poi scattano comunque dei, dei meccanismi, appunto, loro me lo dicono spesso, eh. che è, è, proprio l'altra volta abbiamo parlato durante il corso. E cosa ne pensavano loro del, uh, del corso effettuato, mm. perché era la fine del corso, e quindi volevo delle opinioni loro. Proprio loro mi dicevano: Sai, quando esco di casa penso alle tue parole, e, e automaticamente mi guardo dietro, mi, perché poi entra, è, è automatica. Eh, questo è automatico, entra dentro e quindi poi. Ormai è una routine, eh, probabilmente a, al di là dei casi diciamo concreti, eh, credo che la tua sia, il tuo sia un richiamare eh, l'attenzione ai propri comportamenti e anche tenere un po' uno stato d'allerta, quasi sì. Eh, sì, sempre sì, sì. Eh, in piedi, anche sì. se così non dovrebbe essere, perché si rischierebbe allora, di dividere. Sì, io vorrei vorrei infatti. Eh. Ehm, sottolineare che non parliamo di paura, parliamo di consapevolezza che sono due cose diverse. Quando una persona si guarda dietro, non deve aver paura, cioè non deve pensare adesso mi guardo dietro perché potrebbe, oddio, sto con la paura, sto con l'ansia, non deve essere questo, ma deve essere consapevolezza che qualcosa potrebbe accadere. Quindi avendo questa consapevolezza sono più preparata a quello che potrebbe avvenire. Sono consapevole perché adesso bisogna avere consapevolezza che questo può accadere a chiunque, per cui Uh, Simona, però uh, quando parliamo di uh, consapevolezza, questo immagino sia una tappa che arriva con il tempo, uh, prima di entrare adesso a parlare più nello specifico della disciplina, però mi chiedo, nei momenti in cui, um, con tutti i dovuti scongiuri, uh, dovesse accadere qualcosa, uh, c'è un livello di paura, un livello di tensione notevole. Sì, certo. eh, probabilmente il sentirsi eh, come dire inferiori, deboli sì. rispetto a chi ci sta aggredendo. Quanto influisce poi il fatto di eh, conoscere una disciplina? Cioè in quel momento sì. scatta lo stesso meccanismo eh, che scatta durante gli allenamenti? Ecco, questo che, credo che sia un elemento psicologico sì, sì, importante, sì. no? Sì, chiaramente ci vuole tempo per acquisire questo, non è un, non è un fattore comunque automatico, automatico. No, ci vuole tempo con degli allenamenti specifici, con degli esercizi sotto stress. E chiaramente, le allieve, mano a mano che eh, acquisiscono, acquisiscono dimestichezza con le tecniche, le memorizzano o comunque fanno degli specifici lavori sotto stress, dove eh, d'improvviso uno eh, aggredisce. Eh, adesso parliamo di allenamento, parliamo di eh, durante la lezione questo certo. avviene automaticamente la donna deve arrivare in condizioni psicofisiche giuste per potersi difendere in maniera improvvisa, quindi gli deve scattare in, in pochi secondi e subito deve, deve capire quello che deve fare, in base a dove ha le mani, in base all'aggressione che sta subendo. Quindi significa anche saper gestire la paura. In sì, quel sì, momento, sì, no? sì, 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 saper gestire la paura. Sì. Molto spesso si gestisce prendendo tempo, a meno che non è un'aggressione improvvisa. Quindi dove io comunque non posso prendere tempo, dove non posso prendere la esatto. distanza per poter capire quello che sta succedendo, lì devo agire direttamente. Quindi devo avere quell'istinto, quel meccanismo che deve partire subito. Perché non ho tempo, di fronte ad un'aggressione non ho tempo. Sono pochi secondi per poterci salvare la vita. Eh, Simone un altro elemento su cui eh, dicevi è necessario lavorare è l'acquisizione della fiducia in sì, se stessa. La stesse. fiducia in se stesse, sì. Perché? Perché? Perché eh, considerando che le donne vengono aggredite da uomini fisicamente eh, più forti delle donne, chiaramente la donna pensa, inizialmente, pensa che non potrebbe farcela certo, di fronte ad un uomo. Perché, certo. di, perché fisicamente, eh, per forza di cose, per natura, noi siamo più deboli degli uomini a, a livello di muscolatura. Chiaramente non... Eh, perché loro acquisiscono questa fiducia in se stesse col tempo? Perché vedono che, eh, a parte che non si tratta di un confronto fisico mm. o, o di forza muscolare, ma si tratta di un confronto o, tecnico, cioè nel senso che eh, si va su dei punti deboli che sono impossibili da allenare. Quindi quali gli occhi, le orecchie, la gola, i genitali. Eh, non possiamo avere noi un confronto fisico con un uomo. Quindi solo se io vado Quindi su. Quindi già partiamo da un dato eh, diciamo sì, generale. Assolutamente sì, 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 assolutamente sì. Anche e soprattutto uh, il problema qual è? Che non sappiamo neanche. Chi ci aggredisce certo. può essere un uomo di due metri, certo. può essere un uomo robusto, muscoloso, può essere un uomo svelto, eh, anche se piccolino ma svelto, per cui eh, di fatto eh, è sempre, sono sempre le mani di un uomo che vengono ad acchi a parti, per cui è anche l'aggressività in cui lo fa, mm -hmm. l'obiettivo lo, è quello di fare del male, per cui già, la, eh, già quello fa differenza rispetto a, ad una donna che cammina uh, in maniera tranquilla e l'intenzione non è quella di fare male. Quindi Ma, abbiamo certo. comunque delle due, una situazione diversa di dall'altra. Certo. Eh, eh, Simona parlavi di vari tipi di aggressione, sì. che, che cosa intendi? Ovviamente eh, le ipotesi della vita sono tantissime e certo. non tutte sono probabilmente immaginabili, però... Mm. Eh, la tipologia da che cosa è determinata? Perché questo poi fa scattare anche un meccanismo di difesa differente. Eh, ovviamente sì, ogni, ogni attacco, per, per ogni attacco c'è la difesa, quindi cambiano, eh, le difese cambiano in base all'attacco ricevuto. Vari eh, attacchi, cioè varie aggressioni potrebbero essere... E anche una presa ai capelli, anche uno schiaffo, anche una, una, una spintonata e con eventuale caduta a terra. Per cui lavoriamo anche sulle cadute: come saper cadere, come cadere senza farci male, e, e quindi cercando poi di andare subito incontro all'aggressore per andare a colpire prima che lui ci venga addosso. Da lì poi potrebbe scattare un altro, eh, tipo, un altro tipo di eh, violenza, per cui, per esempio, la, lo stupro. E lo strangolamento a terra che in teoria forse dovrebbe essere quello che eh, impedisce diciamo alla, alla donna di avere ogni tipo di reazione perché posta in una condizione di eh, di, di di attacco su eh, eh Quello, no? si, quello eh. si pensa, ma non è non così. È così. No. Nel senso che mh, è vero, effettivamente prima parlavamo della differenza, prima parlavamo della differenza eh, fisica tra uomo e donna, certo. e del perché una donna potrebbe difendersi. E questo, nell'esempio, un uomo su una donna, già mettendo già la sua certo, forza in piedi esatto, è, è, esatto. è maggiore di quella di una donna. Immaginiamo un uomo che è su una donna. Una donna con la forza non può sollevare un uomo, quindi appunto anche lì si va su dei punti deboli per poter toglierci l'uomo da dosso, quindi andare a colpire sempre sui punti deboli. Distanza di sicurezza? Distanza di sicurezza, che significa? Distanza di sicurezza eh, significa... E anche qui è imprevedibile, no? È un elemento che non è... No, io la eh, non è prevedibile nulla, un, eh, di un'aggressione non è prevedibile nulla, nel senso che eh, appunto la distanza di sicurezza mi aiuta a gestire una situazione di pericolo. Che io non conoscevo, nel senso che non ero al corrente che mi accadesse. Per cui, eh, che cosa succede? Ah, prendendo la distanza di sicurezza, noi parliamo di distanza di sicurezza in modo che cerco di evitare l'aggressione, quindi cerco di mantenere l'aggressore distan a distanza da me, e quella viene chiamata distanza di sicurezza. Poi questa distanza mi aiuta a far capire, certo. eh, mi aiuta a capire eh, come l'uomo mi sta venendo incontro, se con uno schiaffo, se con un pugno, se con un calcio, quindi questa distanza di sicurezza ci aiuta poi ad agire meglio, sia ad avere un, un po' più di tempo per uh, pensare a quello che sta succedendo, anche se sono sempre pochi secondi, che potrei anche cercare di calmare la situazione, perché no? Ancora meglio, quindi per evitare di arrivare alle mani poi. Uh, Simona, come uh, definisci il uh, Krav Maga? Cioè quali sono le sue caratteristiche, diciamo, uh, principali? È qualcosa di assolutamente diverso rispetto appunto, come dicevamo prima, al panorama delle arti. Uh, diciamo di che è un, è un mix di arti marziali, è stato estrapolato il meglio il concreto. Non il meglio, il concreto, è appunto, per, per dare utilità poi a quello che si fa. In che cosa si differenzia rispetto agli altri arti? Beh, innanzitutto, io avendo frequentato comunque altre arti marziali, eh, è, un, è importante questo, perché in strada non abbiamo le categorie, innanzitutto, cosa che in genere hanno nelle arti marziali. Che significa? Cosa eh, intendi eh, per categoria? Cioè, per esempio, quando io eh, gareggio nelle arti marziali parlo, quando si gareggia si hanno delle categorie sì. di peso sì. eh, donna con, o donna o uomo, quindi categoria di peso o categoria donna o categoria uomo, non c'è categoria mista, una donna non gareggia con un, contro un uomo né una donna di 50 kg gareggia con un uomo di 80, quindi c'è una differenza sostanziale perché io quando vado in strada non so che mi capita quindi se io mi abituo a gareggiare, ad eh, avere un confronto con una donna eh, della mia stessa altezza, del mio è stesso fuori peso, dalla realtà, è fuori ma... dalla realtà, quindi diciamo che mira quello che noi facciamo a, a saper gestire la situazione con qualsiasi persona mi trovo di fronte, che sia di 1,80 m, che sia di 80 kg e che sia piccolino. Eh... Leggevo in una tua eh, intervista di qualche tempo fa, eh, quando raccontavi appunto del Crab Maga, che eh, essendo appunto un sistema di difesa, eh, tre sono i principi su cui sostanzialmente eh, si fonda: cioè la consapevolezza, la preparazione e la tempestività. Esatto. Tempestività. tempestività bisogna essere tempestivi, è un attimo. Ti faccio un esempio, faccio sempre l'esempio diciamo che quello che in genere poi subiscono la maggior parte delle donne purtroppo che non ci sono più, gli strangolamenti. Lo strangolamento abbiamo pochi secondi per poter svincolare, poterci svincolare da, da uno strangolamento altrimenti più va avanti lo strangolamento più poi diminuisce la possibilità di reazione perché il fisico, il corpo non può più reagire, si perde conoscenza, eh, viene meno la forza e quindi tempestività devo agire subito, ho pochi secondi per poter agire, quei pochi secondi mi devono e devono essere, po non posso combattere con un aggressore, non, posso non ho minuti per combattere, ho secondi, per cui io uno, due, tre secondi devo fare fuori l'aggressore. Eh, Quella eh, è la tempestività. Consapevolezza salvare, eh. invece è la consapevolezza in me stessa di potercela fare, ho consapevolezza, appunto come diceva prima Anita, acquisito consapevolezza di poter fare, perché l'ha acquisita? Perché sa che con le tecniche di difesa nessun uomo potrebbe eh, essere all'altezza di... Eh, ehm, cioè se un uomo subisce per esempio una, una, delle dita negli occhi, l'uomo non è che allena gli occhi, certo, cioè no, non è non forte, non è possibilità le, no, di no, difendersi, no, cioè andiamo chiaro. proprio su dei punti e quindi ecco perché la donna ha consapevolezza di potercela fare. Eh, preparazione perché non è qualcosa che si improvvisa, no? no? No, no, ci vuole preparazione fisica e psicologica allo stesso tempo e ci vuole tempo poi per non è, no, non è una disciplina che si insegna, dal, si, si impara dall'oggi al domani, è una disciplina che è, eh, richiede tempo per poterla imparare. E poi ci sono vari gradi di, sì. vari gradi poi, eh, di difficoltà difficoltà tra virgolette, poi non diventa più una difficoltà perché mano a mano che si, eh, si impara ci si rende conto che appunto andando per gradi e poi diventa tutto più, più facile. Più facile. Eh, ovviamente questo è diretto anche agli uomini perché noi abbiamo sì, sì, co come sì. dire, focalizzato sì. l'attenzione sulle, sulle sì, donne. Ho visto ma il, in realtà... il tema femminile plurale, sì, si sta parlando di donne, però insegno sia a donne che a uomini e anche a bambini. Perfetto. Eh, Anita, eh, come è cambiata la tua eh, vita con, eh, con, con, con questa club. esperienza? Sì, no, ma anche e, al di là diciamo, della disciplina nello specifico, però proprio con l'idea eh, di eh, pensare appunto ad una difesa personale. È cambiata diciamo, la mia ottica, in primis, è la mia attenzione, è la mia osservazione. Quindi un po' in tutte le cose studio, mi studio la situazione e cerco, come dice sempre Simona, non devo mai andare in panico, devo tenere sempre tutto sotto controllo. E eh, mai abbassare la guardia. E mai abbassare la guardia. <ride> e infatti, quindi le sue parole poi mi ritornano in mente, praticamente in tutte le situazioni. Ma eh, tu come ti senti, diciamo, rispetto a come eri? Nel tuo recente passato e come sei oggi rispetto appunto a questo nuovo percorso che tu stai compiendo? Certo, sì, no? mi sento più, più sicura, eh, consapevole che eventualmente posso fare qualcosa. Quindi hai eh, un'idea, sì. diciamo, diversa anche di te, no? Sì, eh, infatti è questo quello che mi, mi incoraggia, eh, sapere che eventualmente ho o delle possibilità. Eh, Simona, tu hai, eh, leggevo nel tuo curriculum, eh, insomma, hai fornito la tua competenza, eh, palestre, scuole, centri antiviolenza, appunto per restare in tema, ma anche ambienti militari. Ecco, questo eh, è un aspetto che mi interessa. Eh, perché negli ambienti militari? No, negli ambienti militari essere... si studia molto il Krav Maga, eh? poi beh, consideriamo che è nata in ambienti militari questa disciplina, per cui anche se è nata con un nome diverso, ma è sempre quella, è nata con il nome di KAPAP, Ma perché? Perché in ambienti militari è molto più aggressiva, ancora più aggressiva di quanto è il Krav Maga. In ambienti militari è nata in ambienti militari perché serviva proprio per esigenze concrete in, in guerra quindi si andava a, a rompere le articolazioni o ad ammazzare cosa che noi civili non possiamo, non possiamo fare e certo. non vogliamo fare perché non ci serve è chiaro. e in ambienti militari anche le donne in ambienti militari hanno l'esigenza Di anzi soprattutto loro perché loro poi devono, devono difendere eh, i civili per cui è molto importante per loro eh, imparare questa disciplina ovviamente eh, il... Eh, Parter, diciamo, dei tuoi corsisti è completamente differente, no? E sì. immagino che anche il tuo approccio sia differente poi a seconda eh, di, eh, di chi delle persone. Di esatto. Cioè immagino nei centri antiviolenza, no? Ecco, che tipo di percorso eh, compi? Centri antiviolenza, eh, con i centri antiviolenza ho lavorato molto nelle scuole. Mm. Quindi, prevenzione ancora eh, sì, una prevenzione, volta, no, Sì, prevenzione, sì, sì, Sempre prevenzione appunto come mh, con i centri di antiviolenza non ho avuto modo di lavorare con donne di che hanno subito. Ho, eh, ho lavorato molto da sola con donne che hanno subito che con i centri di antiviolenza. Però i centri di antiviolenza sono molto presenti nelle scuole ed è una buona cosa perché, eh, perché si ha l'approccio comunque con degli adolescenti dove non si va a spiegare solo la difesa personale ma si va a spiegare anche agli uomini come, eh, come eh, comportarsi con le donne che, che è molto importante um, quando parliamo dicevamo prima i vari tipi di aggressione no uh, ci spiegavi insomma che eh, sono diverse le tipologie, i casi che possono appunto sì. avvenire eh, e eh, non si possono prevedere tutti, come appunto abbiamo mm. eh, detto, perché chiaramente è impossibile che questo accada, però eh, la tipologia diciamo così di difesa che eh, tu insegni. Potrebbe essere utile nelle più diverse situazioni, sì, sì, immagino certo. in che casa, in casa, uh, in ambiente lavorativo, eh, in discoteca, durante un'uscita, mentre cammino, mentre torno a casa, eh, cioè, dappertutto posso subire un'aggressione. Ti è capitato di ascoltare qualche tua allieva a cui eh, è successo qualcosa di negativo e che invece ti ha ringraziato per come? Ha reagito? Ehm, no. no, nel senso che eh, quello che io mh, quello che a me è capitato di ascoltare sono delle esperienze negative da parte delle donne eh, su, su, Prima? Es, esperienze cioè di subite avviare. prima. Sì, sì, okay. sì. Dopo grazie a Dio non hanno avuto bisogno di, certo. di utilizzare il Krav Maga che è ancora meglio. Non averne bisogno è ancora meglio che utilizzarlo, certo, perché significa chiaro. che. Eh, che o hai prevenuto la situazione o comunque eh, sei uscita fuori da quel contesto grave e critico che, dove era prima la donna eh, oppure perché grazie a Dio non, non, non è, è successo. Non no. è successo. Eh, cosa pensate di questi... Eh, All'inizio abbiamo aperto insomma, la puntata parlando di numeri e eh, i numeri purtroppo non sono... Eh, Sicuramente incoraggianti, no. ecco, però l'invito è sempre quello di eh, denunciare, di far emergere certo. queste situazioni e di interrompere qualunque tipo di eh, continuità rispetto a mh, situazioni di questo tipo. Ovviamente parliamo della violenza assistita, violenza domestica, eccetera. Eh, che è, però, un, ar ecco, un, argomento, è ecco. un argomento comunque molto delicato certo. e che comunque è un po' differente, la, la, la violenza domestica è, dalla, è differente dalla violenza da strada da uno sconosciuto, perché comunque una donna... Eh subisce violenza da un uomo che, che le sta accanto, da un uomo che ama, da un uomo che... Dovrebbe prendersi cura di lei. Sì, eh, dal quale non si aspetta mai una, una reazione simile e poi è una cosa a catena, nel senso che poi eh, spesso succede che la subisci la prima volta e poi la subisci la seconda e poi la subisci Potrebbe la terza. Potrebbe tornare utile anche in questo caso? Eh, ovviamente no? sì, 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 sì. Eh, certo che è utile, eh, ma in effetti... Mh, la prima regola è non frequentare più quella persona certo. e poi Fare un corso, dopo fare un corso di, per quanto dipende. mi riguarda di Krav Maga, eh, ma chiaramente prima ti devi staccare da questa persona. Una persona ha bisogno di staccarsi da una persona negativa per poter prendere in mano la propria vita. Se noi continuiamo a stare con una persona che ci fa stare male e eh, comunque abbiamo uno, eh, una vita quotidiana negativa, automaticamente non abbiamo stimolo né mentale né fisico cioè di andare a venire fuori da questa sì. situazione. Eh, vi chiedevo invece ecco un parere su quello che sta accadendo. Secondo voi sono numeri eh, che rispecchiano la realtà, che percezioni sì, avete? Anche sì, perché sì. siete di due luoghi differenti anche del nostro territorio, della Puglia. Eh, che percezioni avete di questo fenomeno? Ma io penso che sono comunque dei numeri in drammatica ascesa. Ho... Man mano che si va avanti eh, si peggiora sempre di più. Non vedo, non vedo miglioramento in questo. E penso che. Non lo so. E non, de, de, sicuramente una, i numeri ci dicono appunto che sono in aumento. Però è chiaro che non possiamo sapere eh, se dipende da, eh, dall'aumento delle denunce, e questo ci fa immaginare che sia più alto il numero dei casi avvenuti, oppure se realmente. Ma speriamo eh, che. che che sia eh, con l'aumento anche delle denunce, certo. nel senso che questo ci fa capire che la donna comincia ad agire. Ecco, magari in questi ultimi tempi si sta eh, sentendo molto di più parlare degli stupri. Io ricordo, eh, forse negli anni tra gli 80 e i 90 c'è stato un periodo in cui si parlava tantissimo eh, di episodi, di stupri, poi c'è stato un momento in cui sembrava, ecco, dobbiamo usare eh, prudenza, non, sì. eh, non, non, non accadessero più e invece adesso... Eh, si torna a parlare, si torna sì. a parlare o probabilmente si torna a denunciare pubblicamente attraverso eh, no, anche, i grandi network no? forse sì forse anche perché la donna sta anche acquisendo un po' più di eh, vede che forse c'è più protezione rispetto a prima eh, e quindi cerca aiuto denunciando eh, e quindi adesso si sanno le cose si sanno di più forse prima, non, forse prima erano, stavano in silenzio le donne c'è una maggiore ehm, consapevolezza della propria inviolabilità eh, sì. Quindi è un, un bell'aspetto. Eh, che percezione hai del La fenomeno? cosa che, che mi piace, eh, vabbè, tra virgolette, mi piace: è che le donne cominciano a reagire, cominciano a denunciare, cominciano a dire no, a dire basta, perché forse eh, la, la situazione è più è drammatica. Allarmante. È allarmante, e eh, ovviamente eh, lo dicevamo prima, no? Eh, è il caso comunque di tornarci. Eh, prevenzione: prima di tutto, la difesa diventa il momento, diciamo, eh, successivo, come possiamo dire Simona? Cioè il sì, momento sì, l'ultima immediatamente... cosa, In diciamo. Eh, diciamo che immediatamente dopo la, la prevenzione, ecco, però. Eh, aspetto psicologico e fisico vanno di pari passo è una cosa che si acquisisce insieme con il tempo ecco, io, mi piacerebbe che tu approfondissi un po' in questi ultimi eh, minuti della nostra trasmissione che cosa intendi per aspetto psicologico? cioè su che cosa si va a lavorare? Eh, si va a lavorare eh, come avevamo accennato prima sulla fiducia in se stesse eh? e quindi eh, la donna diventa consapevole di ciò che può fare di fronte ad un uomo quindi psicologico proprio in quello, non, non è chiusa. Io ti faccio un esempio, durante alcune lezioni a me capita spesso che la donna dice ma non riesco, ho paura, e se faccio male perché la donna è più delicata dell'uomo. Quindi quello che, eh, che inizialmente pensa è ma questa tecnica può fare male. Di fatto può fare male, fa male, ma ci serve per poterci difendere, per poter sfuggire o fuggire da quella situazione. Se non lo faccio rischio la vita. Quindi eh, psicologico, intendo proprio quello, acquisiscono proprio sicurezza in se stesse. Quindi eh, loro sanno che ce la possono fare ovviamente eh, ricorso alle forze dell'ordine sempre, sempre in qualunque momento sempre. chiedere aiuto quando eh, immediatamente appena è necessario però ecco c'è questo elemento in più come dire no perché come dicevi tu sono secondi no? sono in secondi e, infatti eh, sempre denunciare sempre chiamare le forze dell'ordine quella è, la, è, la, è una cosa che, imprescindibile. È, è, che è imprescindibile chiaro. e ma chiaramente noi dobbiamo eh, difenderci in quel momento per poi poter chiamare le forze dell'ordine o denunciare, perché in quei momenti nessuno, le, le forze dell'ordine eh, purtroppo, e non per, perché loro non lo vogliono, ma in quei momenti non, non, non sono dei supereroi che prendono e arrivano come quando chiami Superman che, 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 che ti arriva in due secondi e te lo trovi lì che ti prende e ti porta via dalla situazione di pericolo, non può essere così. Quindi la donna è sola in quel momento. Quindi essendo da sola deve cavarsela da sola. Un altro aspetto eh, di cui eh, abbiamo eh, appena accennato è eh, la difesa nei confronti di terzi. Sì, vero, sì, Simona? sì, 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 la difesa nei confronti di terzi che significa... Intende... Per esempio una mamma e un bambino, immaginiamo, certo, vengano sì, 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 sì. Eh, aggrediti, e accaduto. Eh, Esiste anche in questo caso la vostra difesa. Come no? La difesa di terzi no? sia di una mamma nei confronti di un bambino, che una figlia nei confronti della mamma, che una mamma appunto come dicevamo nei confronti di, di una sorella, ma anche un uomo stesso nei confronti di una donna. C'è la difesa eh, terzi verso una donna, cioè come un uomo può difendere una donna che si trova in una situazione di pericolo. Sì, Ci certo. sono stati dei casi dove le donne vengono stuprate davanti ai fidanzati dove il fidanzato viene bloccato e certo. la donna viene stuprata. Certo. Quindi oppure delle donne che per strada vengono schiaffeggiate, è accaduto anche questo, e quindi come un passante eh, potrebbe difendere una donna che è in pericolo. Che si trova in una situazione di questo tipo. Sì. Oppure potrebbe entrare in casa un aggressore e fare del male alla famiglia, ai figli certo. e quindi in quel caso eh, si potrebbe agire. Chiaramente sempre agli estremi, non andiamo a difenderci eh, inutilmente da una cosa che non esiste. Eh, si si, si aggira sì, no, perché sennò no, eh, facciamo no, passare parliamo, il messaggio. No, 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 ecco, no. Parliamo di, sempre di difesa di, un, e quindi... di una donna, diciamo. Eh... Eh, come dire eh, beh, una caratteristica della donna è la concretezza e questo sì. è, è, è un dato diciamo innegabile eh, quindi ecco non, non deve passare nemmeno l'idea no, no, no. di una donna no. eroina di una no, donna, no, no, ma non, ecco, poi, tra l'altro non siamo no? assolutamente aggressive come si può pensare perché molto spesso dicono ah, ma fai Krav Maga ma allora sei aggressiva, no non è così <ride> no? non siamo aggressive, anzi siamo, eh, siamo normali siamo, siamo molto dolci come persone e, e Agiamo nel momento del bisogno, non agiamo mai prima e eh, assolutamente no, è sempre difesa, mai offesa. Eh, Simona, eh, però mi, mi chiami diciamo, ad, una, <ride> ad una domanda. Allora, ti sei ehm, come dire, cimentata in una disciplina che è fortemente maschile? Sì, eh, sì, diciamolo. <ride> diciamolo. Eh, allora, sì. come ti hanno guardata? Perché immagino che non sia stato facile per te. Eh. Ma come mi guardano tuttora? <ride> <ride> come mi guardano tuttora? Quindi è difficile un po' eh, affermarsi anche adesso esuliamo diciamo dal discorso. È difficile, ma mai impossibile. Certo, Quindi. Nel senso questo siamo d'accordo. Però è difficile, cioè è un dato di fatto, cioè è difficile, sì, sì, sì. Sgomitare sì. un no, po'. Eh, per, bisogna eh. sgomitare, hai ragione, bisogna sgomitare perché in genere, sai, gli uomini tendono anche a dire: ma come? Sì, mo arrivi tu insegni difesa personale. Ebbene sì, <ride> insegno, difesa sì. Wow, sì diciamo. insegno difesa personale, sicuramente non sono l'unica che insegna difesa personale, non sono l'unica donna, ce ne sono tante altre donne per cui non è che faccio una cosa eh, anomala o fuori dal normale, potrebbero diventare anche loro stesse delle istruttrici, anzi a me farebbe piacere che le mie allieve diventassero delle istruttrici per aiutare altre donne, quindi comunque sì, ci vuole, ci vuole un po' di, di coraggio. <ride> Sì, perché spesso mh, gli uomini, appunto, hanno. Qual è la la critica che hai ricevuto di più, cioè perché non una donna appunto può fare una cosa del genere? Perché appunto non c'è forza eh, fisica, perché. Eh, sì, 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 anche. Cioè, quali eh, sono le, le, ecco, le, le cose che in teoria dovrebbero mancarti per poter fare questo tipo di... Bisognerebbe chiedergli, eh, <ride> oppure metterli all'atto pratico, come forse. È. Guarda, io ho, ho, ho tanti allievi uomini, eh, tanti, e mi seguono e imparano Quindi tanto. Quindi il confronto rispetto ai maestri? Eh, beh sì, certo. E <ride> <ride> sì, sì, lì eh, che è difficile, diciamo. Sì, sì, eh. sì, 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 rispetto ai maestri. Mm, non, non lo riscontro tanto negli allievi, eh, no, non lo riscontro tanto negli anche se secondo c'è. Cioè, anche ci sono quei maschetti che tendono sempre a criticare ah, sì, una donna ma che mi può insegnare mai e con un pugno la butti a terra, <ride> è, stato è stato detto anche questo, con uno schiaffo la butti a terra, però appunto siccome non è una disciplina che si basa sulla forza è una cosa che può fare chiunque, quindi eh, una donna lo può fare benissimo. La migliore soddisfazione? E picchiare gli uomini, <ride> no, 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 no. No, no. no, no. Dico no. la migliore soddisfazione è che magari ti sei presa rispetto a, a quelli che hanno denigrato anche il tuo personale. Me la prendo ogni giorno. Mm. Per me, ogni giorno è una soddisfazione perché, appunto, insegnando agli uomini dimostro che posso insegnare non solo alle donne, ma anche agli uomini, per cui di conseguenza la risposta ce l'hanno. Quindi. Per me, è una soddisfazione tutti i giorni, perché continuo a lavorare, continuo ad avere, grazie a Dio, successo, e quindi è quella è una soddisfazione. Eh, Anita, ehm, il corso inizialmente con pochissime persone, poi insomma avete deciso di ingrandire intanto il gruppo e poi, eh, insomma, di proseguire anche in questo percorso, sì. no? Perché non vi è bastato quel, <ride> no, secondo me, non ci basterà mai. Cioè, nel senso che comunque la spinta e le, il coraggio e la voglia e lo stare insieme eh, tra di noi e con Simona è una cosa che do, abbiamo bisogno sempre. Quella, cioè, abbiamo bisogno sempre di essere stimolate, motivate, motivate anche motivate no? e a, a, diciamo, a combattere tante situazioni. Tuo marito come l'ha presa? Bene, è <ride> dalla mia parte. <ride> Non non, sono contenti i mariti eh? io vedo che i mariti sono molto contenti Anche, anzi a volte sono loro che le spingono a sì sì sì, 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 sì. consapevoli sì. del fatto quando, che siamo quando sole vengono, tante volte, sì. quando mm. vengono ai miei, ai miei corsi a coppia eh, ascolto sempre i loro discorsi, no mi raccomando tu devi continuare, ti serve cioè, non, non, non dà fastidio ai mariti in genere che le donne vanno a, almeno quelli che io ho incontrato, ho incontrato. No, che io ho incontrato ma non quindi... è da loro che ci vogliamo difendere Beh, chiaro, no, no, ma è chiaro, chiaro no no assolutamente eh, 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 ci scherzavamo su sì, cioè eh, certo. eh, come l'ha presa nel senso eh, sapere appunto che ha sì, intrapreso sì. questo no, eh, percorso eh, di difesa ecco come l'ha vissuto lo ha ritenuto una cosa sì, utile. utile ecco utile eh. perché è consapevole anche lui del fatto che molto spesso sono sola in giro e quindi anche e rispetto lui. ai tuoi figli invece eh no, secondo me anche per loro, loro mi importante. vedono sì, sì, mi vedono bene. Magari, pensa, beh, magari pensi anche per loro, no? Certo. Eh, Un'ottica di difesa. Sì, tra l'altro mi piace parlare anche con loro di questo perché vorrei che anche loro che diciamo. Eh, 11 e 8. Ok, Quindi siamo nella fase della, sì, della crescita. crescita. Eh, quindi anche loro devono, secondo me, dovrebbero eh, saperne di più a riguardo. Va bene. Uh, Simona, per chi vuole, dove può reperire informazioni? Dove trovarti? Eh, il numero di telefono non no, lo diamo. Assolutamente <ride> no. Su, su Facebook sono con il nome Simona Ciriolo e mi troveranno lì sicuramente. Quindi chi Comun vuole può sì, cercarti. Sì, 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 su, su Facebook ci sono. E trovare insomma, informazioni... Oh, sulla possono scuola. venire direttamente nelle mie scuole a Castro, a Maglia, a Modugno, varie, a varie sedi e comunque su Facebook trovano tutte le informazioni dei, dei corsi, delle sedi degli orari. Simona, sì, 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 sul profilo. Eh, Ciriolo. Grazie per essere state con grazie me, grazie te. per questa grazie. chiacchierata piacevole, un po' diversa rispetto alle tante tematiche Soli. che affrontiamo sì, sulla, sulla, in questo spazio, appunto nel salotto di femminile. Plurale, ma è importante anche parlare di questo. Eh, certo. Grazie, Simona Ciriola, grazie, grazie. Grazie, grazie Anita Giannini. e Vi ricordo che questa puntata eh, la troverete sul nostro sito, teledeon.it, la pagina delle produzioni, sul canale dedicato a YouTube. Naturalmente siamo su tutti i social, per chi vuole può scriverci, redazione chiocciola teledeon.it. Io vi do appuntamento la prossima settimana e grazie per essere stati con noi. Grazie ancora. Grazie a te.